Benvenuto. Benvenuti a tutti, professori, ricercatori, studenti e professionisti che lavorano nell'industria. Benvenuti anche ai genitori, pochi e coraggiosi che hanno scelto di essere presenti fin da oggi. A loro verrà dedicata la giornata del 29 di settembre e spero che apprezzeranno molto il nostro logo, presentato per la prima volta oggi, che raffigura una bambina sull'altalena come simbolo di speranza per il futuro. Welcome, welcome to all, professors, researchers, students, and professionals coming from all different types of companies. Welcome also to those brave and few parents who have decided to be with us starting from today. We will be dedicating Saturday, 29th of September, to the families, and I hope they will appreciate our new logo, which we are presenting today for the first time. It features a girl on a swing. It symbolizes hope for the future. Colgo subito l'occasione per ringraziare la Neuron SPA che ha supportato il nostro lavoro, in particolare il dottor Danny Dian, che interverrà proprio sabato a chiusura del meeting. I want to take this opportunity right away to thank Neuron Pharmaceuticals, who have supported our work. A special thanks goes to Dennis Dylan, who will be closing this meeting on Saturday with his talk. Io mi chiamo Salvatore Franzè, sono il presidente di Proretta Ricerca, l'associazione che ha organizzato questo meeting. Ma sono anche il padre di Giorgia, una bambina di 7 anni con sindrome di Rett. Quando io e mia moglie abbiamo scoperto che nostra figlia era malata, non sapevamo cosa fare, a chi rivolgersi, dove guardare. Non sono stati anni facili, ma voi che siete qui oggi, che lavorate tutti i giorni da anni per studiare questa malattia, non devo spiegare perché. My name is Salvatore Franzè, and I am the president of Proretta Ricerca, the association that organized this meeting. But I am also Georgia's father, a 7-year-old girl with Rett syndrome. When my wife and I discovered that our daughter had this disorder, we didn't know what to do, who to turn to, where to look. Those were particularly tough times for us. But I don't have to explain why to you. We've been working on this disease every single day for years. Proretta Ricerca è nata nel 2004 per volontà di alcuni genitori che non si sono arresi davanti alla parola incurabile. Genitori che hanno alzato la testa, si sono rimboccati le maniche e hanno iniziato a raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica sulla sindrome di Rett. Dal 2011 ad oggi abbiamo finanziato con borse di ricerca pluriennali 8 giovani ricercatori e sostenuto per diversi anni lo stipendio di 6 ricercatori senior, alcuni dei quali rientrati in Italia dall'estero, guidati dalla professoressa Nicoletta Lasberger, che ringrazio a nome di tutti per il tempo che ha dedicato alla preparazione di questo meeting insieme a noi. Proretta Ricerca was founded in 2004 by a group of parents who didn't give up in front of the words, there is no cure. Parents who picked themselves up and started working hard on raising money to fund scientific research on Rett syndrome. From 2011 to date, we have financed 8 young researchers with research fellowships and supported 6 senior researchers by paying their salary for several years now, some of them working abroad, and we brought them back to Italy. They are led by Professor Nicoletta Lansberger, who I thank on behalf of everyone for all the time and energy she spent on preparing this meeting. Sempre nel 2011 abbiamo contribuito ad aprire il laboratorio italiano dedicato esclusivamente alla sindrome di Rett, il San Raffaele Resource Center, presso l'ospedale San Raffaele di Milano. Abbiamo sostenuto la ricerca scientifica nei laboratori dell'Università dell'Insubria di Busto e quelli dell'Università di Trieste. Supportiamo il laboratorio di biologia cellulare e molecolare applicata alla valutologia della neuroscienza all'Università degli Studi di Milano e Fondazione Umberto Veronesi, che eroverà una borsa di ricerca sulla sindrome di Rett. 2011 also marks the opening of the first Italian lab exclusively dedicated to Rett syndrome, the San Raffaele Rett Research Center in the San Raffaele Hospital in Milan. And this was possible thanks to Proretta Ricerca's contribution. We have supported scientific research in 2 other laboratories, one at the University of Insubria in Busto in the province of Varese, and the other at the University of Trieste. We fund the Cellular and Molecular Biology Laboratory applied to the neurodevelopmental diseases of the University of Milan and the Umberto Veronesi Foundation, which will provide a specific research fellowship on Rett syndrome.
Collaboriamo con fondazioni internazionali, cofinanziando grandi progetti di ricerca che necessitano di uno sforzo economico congiunto. Mi piace questa parola, congiunto. Mi fa pensare a tante mani che stringono, aiutandosi a portare un peso che altrimenti da sole non sarebbero in grado di sostenere. Quando Proretta Ricerca si è riunita per dare il via all'organizzazione di questo appuntamento internazionale, la scelta di un titolo capace di esprimere i nostri intenti era di primaria importanza. Ricerca sulla sindrome di Rett verso il futuro. Quindi, verso il futuro, partendo dalla certezza che una cura è possibile. We collaborate with international foundations such as RettSyndrome.org and the Rett Syndrome Research Trust through contributions towards funding major research projects, which require a joint financial effort. I like the term joint, together. I picture lots of hands holding each other tight, helping one another carry the weight that would have been impossible to carry alone. When Prodent and Chipka board members got together to start organizing this international meeting, choosing the right name was of utmost importance if we wanted our intentions to be clear. Rett Syndrome Research, towards the future, the starting point, therefore, is the certainty that a cure is possible. La qualità dei progetti di ricerca che verranno illustrati oggi e domani è la riprova di quanti siano stati i passi avanti fatti dal 2007 ad oggi, ossia da quando il professor Bird, che ringrazio di aver accettato il nostro invito e che tra poco salirà sul palco per il primo intervento della mattina, ha dimostrato che la sindrome di Rett non è irreversibile. The quality of the research projects which we will be seeing today and tomorrow is proof of how many steps forward have been taken since 2007. That is with Adrian Bird, whom I thank for accepting our invitation and who will soon be presenting the first talk this morning, demonstrating that Rett syndrome is not irreversible. Come potete constatare dal programma e dai poster affissi nell'altra sala che voi potrete vedere, a questo meeting interverranno ricercatori provenienti dai laboratori di tutto il mondo, Stati Uniti, Canada, Israele, Regno Unito, Olanda, Francia, Corea del Sud, Australia, Spagna e naturalmente Italia. Ciascuno di voi presenterà ai suoi colleghi i risultati del proprio lavoro e le sfide future che vorrà affrontare domani, ma il nostro obiettivo non è quello di offrirvi una vetrina, anche se ovviamente ve la meritate. As you can see from the program and from the posters shown in the other room, there are researchers from all over the world involved. United States, Canada, Israel, United Kingdom, Holland, France, South Korea, Austria, Spain, and of course Italy. Each one of you will present findings from your work and future challenges which you will be facing tomorrow, but providing you with a showcase is not our intention, although you definitely would deserve it. L'obiettivo è che lo sforzo fatto da tutta l'associazione per organizzare questo meeting possa germogliare idee, collaborazioni, sinergie e nuove strade utili a rilanciare la ricerca sulla sindrome di Rett verso orizzonti ancora inesplorati, forte di stimoli, informazioni e commistioni che solo nei momenti di confronto collettivo possono nascere e proliferare. Il direttivo di ProRett Ricerca ha messo tutto l'impegno e la determinazione possibile nell'organizzazione di questo evento. Un evento fortemente voluto perché crediamo che sia una grande occasione per tutti per fare un ulteriore balzo verso la cura della sindrome di Rett. The outcome we are hoping for is that all our efforts put into organizing this meeting give rise to ideas, teamwork, collaborations, and new paths capable of leading Rett syndrome research towards new horizons which have yet to be explored. With great motivation, information, and combinations that only moments like these of collective comparison help arise and grow rapidly. Prodent and Chipka board members put every effort and motivation into organizing this meeting, an event which we really want to happen because we think that will be a great opportunity for everybody to leap forward towards a cure for Rett syndrome. Abbiamo pensato molto anche alle famiglie, assetate di risultati tangibili come i ricercatori, famiglie che non vogliono illusioni di una cura, anche a più tempo, capiscono bene quanto la ricerca scientifica abbia dei tempi resi necessariamente lunghi dal mantenimento di una qualità indispensabile per portare risultati concreti. Noi di ProRett Ricerca ci mettiamo a vostra disposizione per fare la nostra parte, come un trampolino di lancio a nuove collaborazioni che possano nascere in questi tre giorni. Sfruttate quindi ogni momento libero per conoscervi, scambiare opinioni e contatti, lavorare insieme e fare rete.
noi abbiamo bisogno di trovare la cura a questa malattia. Noi abbiamo bisogno, le nostre figlie hanno bisogno e quelle che si ammaleranno domani. Il nostro lavoro, le vostre scoperte, la vostra determinazione tengono vivo il nostro coraggio di affrontare una vita che spesso ci mette a dura prova. Noi crediamo nella ricerca scientifica, noi crediamo nel vostro lavoro e vi chiediamo, a nome di tutte le famiglie RET, di lottare al nostro fianco finché, perché la cura è possibile e possiamo trovarla, dobbiamo trovarla, insieme. Grazie. We also put a lot of thought into families who are longing for tangible results, just like the researchers are. Families that don't want an illusion of a cure, who also understand all too well how scientific research necessarily takes time in order to maintain that high quality standard, which is mandatory if you want to get real results. We of ProLetriCheka are here for you and ready to do our part. Think of us as a springboard for new collaborations which may emerge in these 2 days. Take advantage of every spare moment to get to know each other, exchange opinions and contact information, work together and create a network. We need to find a cure for this disease. We need it for our daughters and we need it for those who will be affected tomorrow. Your work, your findings, your dedication gives us that courage to face life, especially in particularly difficult times. We believe in your work and I'm asking you on behalf of every RET family to fight by our side because a cure is possible, and we can find it. We have to find it, together. Thank you. Buon lavoro.